Il Consorzio per la tutela dello zafferano dell'Aquila DOP nell'ambito del progetto I sapori dello zafferano ha ospitato due serate con gli esperti del Centro Studi Assaggiatori di Brescia, che sono leader nazionali del settore. I narratori del gusto hanno animato la serata all'interno del bellissimo convento di Sant'Antonio a Civitaretenga di Navelli, per esplorare l'esperienza di analisi sensoriale in generale e specifica sullo zafferano dell'Aquila. L'obiettivo di questo workshop era quello di lavorare sullo zafferano e sull'analisi sensoriale, un tandem che permette alla fine di riuscire a descrivere il prodotto attraverso delle tecniche un po' diverse e innovative di comunicazione sensoriale. Si è partiti infatti da un allenamento sensoriale divertente, un po' gioco, che i partecipanti si sono sfidati nel riconoscere determinati aromi, fino ad arrivare ad associare i vari zafferani in purezza a dei piatti assolutamente preparati qui in loco che hanno utilizzato le stesse tipologie di zafferano, per capire se riuscivano a riconoscere le caratteristiche sensoriali tipiche e peculiari di ciascun prodotto, riconoscerle sia in purezza che poi sul piatto preparato, un piatto salato e un piatto dolce, proprio per capire come avviene la trasmissione aromatica e gustativa del prodotto in purezza anche ai piatti della tradizione. Molti ristoratori e gli operatori della zona di produzione del nostro zafferano che hanno voluto partecipare. Questa iniziativa ha avuto il patrocinio della Scuola del Gusto Abruzzo e della rete di cooperative agricole di Confcooperative qui da noi. L'obiettivo del nostro progetto è quello di utilizzare lo zafferano, in particolare lo zafferano dell'Aquila DOP, come veicolo per lo sviluppo turistico della nostra zona e quindi della zona tipica della produzione di zafferano. Diciamo che si punta tutto sull'utilizzo appunto del nostro prodotto nella ristorazione, quindi come veicolo non solo di qualità dei piatti che vengono proposti appunto dai ristoratori locali, ma anche come veicolo di promozione del territorio, quindi attraverso l'utilizzo di un marchio di qualità come quello dello zafferano dell'Aquila DOP, un ristoratore o comunque un operatore turistico può promuovere il proprio prodotto vantandosi di utilizzare appunto un prodotto di altissima qualità riconosciuto in tutto il mondo, che quindi attira la clientela e può essere un motivo di vanto. Per questo abbiamo avuto, diciamo, l'idea di sviluppare il consumo di zafferano certificato nella ristorazione e quindi di aiutare anche i ristoratori a veicolare meglio il nostro prodotto. L'obiettivo di questi workshop è proprio quello di aiutare i ristoratori a vendere meglio il loro prodotto, in particolare utilizzando il nostro zafferano.